Buongiorno ragazzi, ahimè mi è toccata, anche oggi mia moglie ha voluto andare al centro commerciale, però con uno stratagemma sono riuscito a non scendere dalla macchina, con una scusa gli ho detto io ti aspetto qua perché c'è dei problemi, una cosa e l'altra, lei è andata felicissima, ha visto le scritte, ha visto saldi, sconti, tutto quanto, anche perché io sapevo che di fronte al centro commerciale, nascosto nel muro, c'era un rifugio dalla seconda guerra mondiale, eccola. Là c'è il centro della perdizione delle donne, dove le donne non hanno più controllo, e qua invece c'è il parco giochi per gli uomini. Olè! Guardate un po'. Questo è un rifugio industriale, cioè costruito per... Allora, vediamo già subito lì un attacco luci, perché i rifugi industriali dovevano servire come ricovero per gli operai delle fabbriche, che erano sicuramente qua fuori. Adesso è stato tutto rivisitato, è stato tutto rifatto. Però il rifugio è sicuramente per una questione di beni architettonici. Guarda, addirittura c'è l'impianto elettrico, no, incassato no, però non è esterno, non è esterno. Guardate un po' qua, c'è un primo ingresso grandissimo, poi ci sono le varie diramazioni. Ora mi giro un attimo indietro a farvelo vedere, vedete, c'è la partenza del muro di base che è di pietre, poi c'è il piano d'imposta, un piano d'imposta fittizio, finto, e poi lo hanno intonacato col cemento. È molto ben fatto. Anche qua, guardate un po' che grandezza, sicuramente chissà quante persone doveva contenere. Di qua abbiamo una diramazione, molto probabilmente, peccato, è stata chiusa, chissà di qua dove si andava. Ok, continuiamo il giro. Molto meglio che il supermercato. Ah, molto meglio che il centro commerciale questo. Questo è inequivocabile, questi sono i bagni. Questi sono i bagni, sono suddivisi aperi quanti bagni. Tanti bagni così li avevo visti solamente nei rifugi grandi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Mamma mia, ragazzi, ma questo qui è grandissimo. Vedete i bagni? Guardate un po' la vastità di sto posto. Non si vede il fondo, non si vede il fondo, è grandissimo. Molto probabilmente potevano forse anche ricoverare delle attrezzature su ruote qua. Oh! Ogni tanto faccio la prova dell'eco per vedere se qua c'è una stanzetta laterale. Anche questa molto curata con una porta che non c'è più, però qua ci sono degli scarichi dall'acqua. Allora, questi rifugi qua per esperienza devono avere un'entrata e un'uscita, perché è inutile fare un rifugio così grande se poi non c'era modo di poter scappare, casomai fosse franata l'entrata principale. Perciò mi aspetto da un momento all'altro che ci sia un'altra uscita. Stiamo per arrivare in fondo, lassù c'è di nuovo l'attacco per le luci, per l'impianto luci, sono dei ragni paurosi. Tutto quello che troviamo qua dentro penso che sia molto recente. Ecco qua, allora, la cosa si fa molto interessante lì, si fa molto interessante quella fare. Allora, eccolo qua, questa qui è l'uscita. Come vi dicevo, la seconda uscita. Casomai ci fosse stato un crollo. Ok, di qua niente. Adesso guardiamo questa. Doveva? Guardate questo attaccapanni. Questo attaccapanni qua è storico. Questa qui è roba molto... Può darsi che sia anche dell'epoca, perché è fissato al muro. Si vede ancora il chiodo qui, la ruggine del chiodo. Molto probabilmente potrebbe essere ancora dell'epoca questo attaccapanni qua, appendiabiti, dai, diciamo. Ok, ragazzi, vado su e vi dico che cosa c'è. Arrivo, non vi muovete, arrivo, eh.
Devo farvelo vedere. Allora, non so perché sia così sopraelevato. Molto probabilmente questo qua è il pozzo di ventilazione per l'aria, perché casomai, sicuramente quando c'erano quelle esplosioni, i bombardamenti, mi hanno raccontato delle persone molto anziane che l'aria non era molto respirabile, c'era odore di tritolo nell'aria e quindi ci doveva essere sicuramente un pozzo d'aerazione. Siccome le due entrate sono molto piccole, questo è il camino del pozzo d'aerazione. Vedete, ora io non ho modo di andare lassù a vedere, ma ci giurerei che lassù c'è un'uscita più alta dalla montagna da dove entra l'aria o esce l'aria. Praticamente un camino, il classico camino. Comunque è molto bello, guardate un po', questa parte qua è ancora tutta di mattoni, lassù c'è la volta. Sarei curioso di vedere il camino come è stato mascherato su. Però al momento no, anche perché appena esco mia moglie mi sbrana, mi divora, mi dice: ma dove sei andato? Ma ti sei sporcato di nuovo tutto? Ma è possibile che con te non si possa andare da nessuna parte? Va bene ragazzi, io sono un martire di queste cose. Va bene, me ne torno indietro, facciamo due fotografie e vado a vedere se vedo il cammino, ok? Alla prossima.